Ci sentite dall'Aquila? E allora, vediamo se ci sentono dal collegamento. Sì, buongiorno, vi sentiamo benissimo. Sì. Riattesto la presenza dell'imputato Messina Denaro Matteo, nato a Castelvetrano il 26/4 del 62. Sono garantiti tutti i diritti e non c'è nessun impedimento con l'UPG. Va bene, e allora Messina Denaro, lei ci sente regolarmente? Sì. Buongiorno. Perfetto, va bene. Buongiorno. Allora iniziamo adesso l'interrogatorio, le chiediamo innanzitutto le sue generalità, ci dica nome, cognome, data di nascita e ora man mano le diremo faremo le altre domande. Allora lei è Messina Denaro Matteo, nato 26 aprile del 1962. Dove? A Castelvetrano. Ha dei soprannomi? Mai, me li hanno appoggiato dall'Ate Tante, i vari giornalisti, ma io nella mia famiglia non avevo avuto mai soprannome. Va bene. La sua residenza? Non ce l'ho più da tanto tempo, perché so che il comune tanti anni fa mi ha cancellato. Proprio mi ha cancellato, io non so, io sono ormai, non lo so, una Va bene, quindi privo di residenza. Sì, sì, non è. È di fatto domiciliato, almeno fino a quando è ristato di libertà. Via Alberto Castelvetrano, via Alberto Mario, 53, interno 8. Quindi non è quell'abitazione di Campobello, questo? No, no. Questo delle ci sta niente. No, quella di Campobello era Pesseo, no. Pensa che ho nominato ore di Castelvetrano, io sono di Castelvetrano, non sono di Campobello. Questo lo sappiamo ovviamente, però secondo quello che è emerso al momento del suo arresto, lei risiedeva in un'altra abitazione, diversa da quella che lei ci sta indicando, questa di Castelvetrano. Sì, sì, ma ci risiedevo da latitante, quindi di nascosto, in segreto. Da latitante. Invece l'ultima residenza che ho avuto da uomo libero, come mi ha detto lei. Ah, ecco, quindi lei ci sta indicando l'ultima residenza. Quindi via Alberto Maglio, 53, interno 8, Castelvetrano. La sua attività lavorativa? Sì. Io ero lavoravo in campagna, un agricoltore. Dove esercitava la sua attività? A Castelvetrano. Il suo stato civile? Ecco, le sue condizioni di vita dal punto di vista economico? Non mi manca niente. Il suo titolo di studio? Terzo superiore, poi mi sono superato. Quindi licenza media sostanzialmente. Sì, sì. Ha beni patrimoniali? Li avevo, ma li avete tolti tutti. Se qualcosa io non lo dico, sarebbe da subito. È sottoposto ad altri procedimenti però penali. Deve dire se li ha o non li ha, quindi in questo momento se non le viene indicato, non deve specificare quali sono questi beni, ma se ne ha o non ne ha. Certo, se no come potevo vivere? Finalmente. Va bene, quindi sì. Sì, sì. È sottoposto ad altri procedimenti penali? Non lo so, ma penso che sì. Ha riportato condanne? Credo che sì. Crede, evidentemente lei questo lo sa, non è crede, perché lei è detenuto proprio per una serie di condanne definitive. In questo momento si trova lì, in carcere, proprio per una serie di condanne definitive che le sono ben note, perché evidentemente gliel'hanno notificata. Lei ha avuto notificato anche un ordine di esecuzione, quindi non è crede, sa. Presidente, prego. Mi ascolti. Io ho detto credo. Di proposito, perché anche voi dall'altra parte mi avete chiesto se ho sentenza definitiva, lo sapete pure voi. E lo so, però sono domande, però mi ascolti Messina Denaro, sono domande che noi per legge dobbiamo fare. Come non le dobbiamo fare, lei deve rispondere. Quindi io lo so benissimo qual è il suo nome, il suo cognome, se le ha riportato condanne, evidentemente lo so, però sono delle domande che la legge mi impone di farle, a lei come a tutti i casi in cui devo fare un interrogatorio come questo. Quindi lei, io le faccio le domande, lei risponda. Ha ricoperto cariche pubbliche?
Mai. Ha fatto mai richiesta del reddito di cittadinanza? No, no. Conferma la nomina dell'avvocato Lorenza Guttadauro? Sì. Per questo procedimento. E dove dichiara di eleggere domicilio per questo procedimento? Io, quando mi hanno arrestato, sul momento mi hanno detto questo che mi ha detto da lei, quale domicilio, ho dato il domicilio di una mia sorella. Ma non so se in questo caso, dato che c'è l'avvocato, se danno... Va bene, sì. L'avvocato che è presente qui sta consentendo, sì, quindi sì. Può eleggere domicilio allora presso lo studio del difensore. Esatto. Benissimo. E allora, Messina Denaro, come le ha letto, penso che l'avrà letto, le viene contestato in questo procedimento un tentativo di estorsione aggravato anche dalla finalità mafiosa. Si tratta di una vicenda che riguarda il trasferimento di un terreno, un reato che lei avrebbe commesso in concorso con la Cascia Vincenzo in danno di Passanante Giuseppina Maria e la Rosa Giuseppe. La fonte di prova nei suoi confronti è costituita da alcune intercettazioni che non riguardano lei personalmente, ma riguardano altri soggetti che parlavano di questa vicenda. In particolare le intercettazioni di Gondola Vito, che non so se lei conosce, ma immagino che lo conosca, poi eventualmente ce lo dirà se deciderà di parlare, e dei coniugi Passanante e La Rosa. Prima di iniziare l'interrogatorio la devo avvertire che, come lei sa, ha la facoltà di non rispondere. Se dovesse rispondere, le dichiarazioni che renderà potranno essere usate nei suoi confronti. Se queste dichiarazioni dovessero riguardare terze persone, in relazione a queste lei potrebbe assumere in seguito la qualità di testimone, fatte salve le garanzie e le incompatibilità di legge. Lei cosa vuole fare? Vuole rispondere all'interrogatorio? Ascolti, io sì che voglio rispondere, ma non risponderò a tutte le sue domande. Risponderò su tutto quello che compete alla mia persona. Sul resto non mi interessa rispondere. E allora cominci. Mi riferisco, così sono più chiaro. Poco sì. Fa lei ha detto sì. Che un certo Vincenzo la coscia. Esatto, cominciamo da questo soggetto lei lo conosce, questo Vincenzo Lacaggio? Ascolta, certo sì. Che lo conosco, ha lavorato tanti anni con me. In quale periodo? Tutti gli anni 80, fino a quando sono stato libero. Fino a quando? E dopo che invece lei ha cominciato la sua latitanza, lo ha mai più incontrato? No, completamente. Lei sa che, perché è detto anche in questa ordinanza, quindi non le rivelo niente di nuovo, che la Cascia è stato proprio indicato come soggetto che si è occupato per un certo periodo anche della sua latitanza, recapitando le messaggi tramite suo fratello Salvatore. Questo si ricava anche ad un'intercettazione. Sì, prego. Questo lo dice lo Stato e gli inquirenti che indagavano, a me non mi risulta perché ho la Cascia. Nel 93 me ne sono andato a Castelvecchiano e non l'ho visto più. Non l'ho per la verità lo dice anche la Passanante nel corso di un'intercettazione. Lei questa Passanante può dire quello che vuole. Ma lei li conosce questi Passanante Giuseppina e la Rosa Giuseppe? Li conosce? No, questi due. Conosco il papà della Passanante. Sì. E di questa lettera che sarebbe stata recapitata a questi coniugi riguardante questo terreno, lei che cosa ci può dire? Sa innanzitutto di quale terreno si tratta, di questo fondo agricolo nella contrada Zangara di Castelvetrano? Sì, certo, cosa. Lo conosce? No. E ci dica qualche cosa, come lo conosce, quali sono le vicende che riguardano questo terreno, se lei ha avuto mai interesse a questo terreno. Ascolti, questo terreno è stato comprato da mio padre nel 1983. Mio padre era amico del padre della signora Passanante, che oggi è pure morto, e allora ha chiesto a Passanante Alfonso, che conoscevo pure io, se poteva fargli il favore di intestarsi questo bene, e Passanante ha detto sì. Si intestò il bene, cioè si fece l'atto, e lui conduceva le operazioni là in campagna,
e aveva a che fare con me a Sant'Alfonso per i conti che dovevamo fare. Ad un tratto succede tutto quello che succede, e cioè che il tempo passa, passano gli anni, si arriva agli anni 90. Si arriva agli anni 90, mio padre è latitante, Passanante è in carcere. Io sono pure latitante. E ad un tratto so, per vie traverse, non tramite la signora Passanante, né tramite il papà, che era ancora vivo anche se in carcere, che tutti i loro beni sono stati ipotecati da alcune banche. Per vicende loro, che a me non interessa e nemmeno so. Quindi questo terreno fu pure ipotecato, però io non disse nulla e non fece nulla, perché il padre e lui era in carcere, quindi che dovevo dire? Si andava così. Naturalmente la signora Passanante in tutti questi anni di mia assenza si tenne sempre tutto il profitto di questo terreno, sì. E mai nessuno le chiese niente, cioè io mai chiesi alla signora Passanante di avere qualcosa. A me interessava che il terreno non si perdesse, e quindi mi stava bene così. Devo fare un passo indietro. Prego. Ho detto una inesattezza che comunque è importante. Quando lei mi fece la domanda poco fa se io conoscevo il coniuge, sì, Passanante, dai, io ho detto no, ma in effetti non è così, perché le spiego. Da quello che ci sta dicendo, in effetti sembrerebbe che li conosca, allora ci dica. No, confermo che non conosco il marito, questo lo confermo, e io fino al 1991 non conoscevo nemmeno la Passanante. Ad un giorno, mentre facevamo dei conti con il papà Alfonso, fu un'estate del 91, lui mi disse, se... Dice, la vita è fatta di vita e morte. Dice, io la mia età, tuo papà non c'è. Può darsi che io muoia, sta cosa come resta, così in aria. Tu dici, vuoi che ti presento a mia figlia, perché il Passanante Alfonso ha solo questa figlia unica. Ti presento a mia figlia, così nel caso succede qualcosa a me, lei sa che il terreno è tuo e si deve rivolgere a te. Siccome era una cosa, un discorso, diciamo, secondo me giusto, ho detto di sì, e mi ha dato l'appuntamento a casa sua a Tre Fontane, a casa sua di Alfonso Passanante. Ci sono andato e lui ha fatto trovare sua figlia. Il discorso che abbiamo fatto è solo questo, che io vedrò, senza ne togliere. Lui ha detto, questo è l'amico mio di cui ti parlavo. Ovviamente lei sapeva già il mio nome, sapeva tutto. Ci siamo date la mano e lui dice così, rivolgendosi alla figlia, qualsiasi cosa succede a me, nel caso io non ci fosse più, tu sai che non c'è nessuno e lo deve dare a lui. E lei, stringendo la mano, disse, va bene così, piacere, piacere. Lei si allontanò, quindi è stato 30 secondi. Lei si allontanò e io continuavo a discutere con il padre e poi andai via. Ora, ritorniamo ad ora, giusto? Prego, continui. Sono stato chiaro fino ad ora? È stato chiarissimo. Lei ora ci deve dire se a un certo punto ha ritenuto quindi di dover rivendicare, quindi di rientrare nel possesso, nella disponibilità, ci dica lei meglio, di questo terreno. E se ne ha fatto quindi a un certo punto richiesta alla Passanante o ad altri, direttamente o tramite altre persone. Allora, io non ho fatto mai, fino a un certo punto, nessuna richiesta alla Passanante, alla signora Passanante. Perché non ha fatto mai nessuna richiesta? Perché, come dicevo, a me interessava che questo terreno fosse qualche volta. Poi i guadagni se ne prendeva lei. Non era questo il punto. Che cosa succede? Che loro avevano tutto ipotecato dalle banche. Qualche anno fa, che non so però con esattezza a dirlo, che periodo è stato, loro hanno svincolato tutto. La signora Passanante, perché nel frattempo il Passanante Alfonso è morto, sì, la signora Passanante ha sistemato tutto con le banche, nel senso che si è liberato tutte le loro cose, case, terreni, tra parentesi anche queste. Però lei che cosa ha fatto? Ha fatto un mutuo per i fatti suoi, perché hanno fatto tipo un concordato con queste banche, nel senso, faccio un esempio, se il debito era 2 milioni di euro, lì ha pagato per esempio 700 mila euro, mi spiego? Sì, prego.
Allora lei che cosa fa? Da quello che risulta a me, si fa un mutuo, fa il concordato e paga la banca, però non so la cifra, quindi lei ad un certo momento c'ha tutto libero e va bene così. Ma io comunque non ho chiesto nemmeno niente, anche dopo che ha liberato i terreni, non gli ho chiesto, perché non erano i tempi. Cioè, è assurdo, io lo so che c'era. Ma lei ha seguito questa vicenda, è stato informato evidentemente di questa vicenda bancaria. Seguiva le vicende di questo terreno, evidentemente. Sì, ma non c'è andata la signora Pastanante, io avevo altre, altre fonti dove attendevo questa notizia. La signora Pastanante con me non è mai stata in contatto, perché io, ripeto, non chiedevo niente, però tutte le mosse che lei faceva con banche e tribunale, io le seguivo, è normale che le seguivo, è normale per il mio punto di vista, e la signora Pastanante forse non è tanto normale, ma penso che sono fatte sue. Allora, che cosa succede? Che ad un certo, perché io, ripeto, non ho chiesto mai niente alla signora Passante e a lei è continuata a non chiedere niente, perché non era il tempo di mettere tutte queste cose in movimento. Cioè, si andava a sbattere, pure lei andava a sbattere, lei è sempre la signora Passante. Ad un certo mi so che il marito, che credo che si chiama La Rosa, ma non lo conosco comunque di... mai avuto niente a che dire, lo conosco fisicamente perché mentre io ero a Campobello lo incontravo per strada, io sapevo però che lui fosse il marito della Passanante, ma lui non sapeva che fossi io, quindi una conoscenza da una salutare a senso unico, che io sapevo che era lui ma lui non sapeva che era lui. Ma questo in che periodo? In che periodo lei lo vedeva, visto che non lo conosceva, e come la sapeva che si trattava di La Rosa? In questi 2 anni di latitanza che ho fatto a Campobello, e sapevo che si trattasse della cosa, perché mi perdonerà, ma io qualche amico a Campobello ce l'avevo. Quindi se io camminavo con un amico mio e incontravamo sulla Rosa, mi diceva questo è una Rosa, ma è una Passanante, e così io lo attenzionai come, fisicamente com'era. Ci tornando al discorso, ad un certo so per vie traverse, non dalla signora Passanante e nemmeno dal marito, che poi il marito a me non avrebbe avuto mai motivo di cercarmi per dire qualche cosa, perché io ne lo conosco, né mi interessava conoscerlo. Io avevo avuto a che fare con Alfonso Passanante per 30 secondi con la figlia. Ad un tratto, negli ultimi anni, vengo a sapere che lei stava vendendo il terreno. Perché lo venga a sapere? Perché il marito si recava in vestito agricolo con i sensali e con i vari compratori, infatti avevano quasi l'affare concluso. Tra parentesi, avevano l'affare concluso sotto prezzo, tanto non è che era suo, cioè della Passanante. Quindi se lo vendeva pure sotto prezzo, perché lei che cosa voleva fare? Prendersi questi soldi di questo terreno, cioè lo rubava, e pagarsi il mutuo. Invece, se è bene, gli restavano tutti, diciamo, liberi. E avrebbe pagato tutto con i miei beni. Arrivato a un dato punto, che questi sono discorsi per me non onesti, perché le persone agiscono come vogliono, ma va bene così. Ognuno poi risponde con la propria dignità delle cose che fa, nel bene e nel male. Allora, che cosa ho fatto? Che volevo dire alla Passanante che il terreno non è suo, che è mio, perché lo comprò mio padre, mio poi della mia famiglia, non è che è mia singolare. Anche l'avvocato che lei ha di fronte, che è una mia nipote, sarebbe stata pure proprietaria di una sua parte in questo terreno. E allora che cosa ho fatto? L'ho contattata con una lettera e gliel'ho firmata. Non ho detto il pseudonimo, ho firmato con Matteo Messina Denaro, perché io credevo di essere nella ragione dei fatti. Quindi una lettera indirizzata direttamente alla Passanante? Sì, sì. E il periodo è quello della contestazione, si parla del 2013 o giù di lì? Sì, credo sì. Come? Quindi le dicevo, il periodo è quello della contestazione, si parla del dicembre o comunque in periodo prossimo al dicembre del 2013, se lo ricorda evidentemente.
No, non lo ricordo, però va bene quello che dice lei, perché no, su per giù la mise più che ecco, meno là. Quindi lei ha scritto una lettera che diceva che cosa in questa lettera? Perché nella contestazione, come l'ha letto, sulla base anche di quello che è emerso da quelle intercettazioni, si parlava anche di minacce ai figli, più o meno velate, ai figli della coppia Passanante La Rosa. Sì, è così? Sì, io ho detto molto di... No, vorrei chiarire però, perché questo si sarà alla signora Passanante, se lei mi consente... Lo chiarisca, no, e siamo qua per questo, noi l'ascoltiamo proprio per consentirle di chiarire. Mi dica. Sì, allora, quando io ho saputo tutto ciò, che lei aveva la terra quasi venduta, infatti io mi sono dovuto occupare per non fargliela vendere, perché le persone che sapevano queste cose, cioè, virgolette, mi lascia passare il termine, intrallasse, cioè me, il papà, il mio padre, quindi ho dovuto far sapere a queste persone che stavano già a fare da fatto di non comprarsi la terra, ma senza spiegare le motivazioni. Dopo di ciò scrivo una lettera alla signora Passanante. Ma con una richiesta anche in questo caso che proveniva da lei, cioè queste persone sapevano quindi a quel punto che, che c'era il suo interesse, suo di Matteo Messina Denaro evidentemente. Sì certo, perché anche perché se nascondevo questo dato di fatto non concludevo niente. Va bene, andiamo avanti. Allora, voglio chiarire, se fosse stata Biancaneve a parlare con questi che stavano comprando la terra, si sarebbero fatto una cessata, quindi per forza dovevo dire che ero io. Qui poi arriviamo a un altro discorso che poi le faremo casomai alla fine, perché evidentemente è collegata a quell'aggravante che le viene contestata, quella del, appunto delle finalità mafiose, per così dire. Ma comunque, di questo poi ne parliamo alla fine. Chiariamo per ora la vicenda del terreno. Vada avanti. No, però voglio fare due secondi. Prego. Per me, nella mia mente, nel mio modo di ragionare, non è finalità mafiosa, perché questo mi sta rubando un terreno mio. Quindi non è io, questa è una modalità privata. Questo devo chiarire. Ma lei sa che le viene contestato, non le viene contestato, è stato anche condannato, proprio per un ruolo che ha ricoperto nell'ambito di un'associazione mafiosa che si chiama Cosa Nostra, che ritengo che lei conosca bene, salvo che non ce lo voglia, ci voglia dare delle indicazioni diverse, ma credo che sappia di che cosa si tratta. È così o no? Ascolti, no, non è così, perché io devo dirle che se lei la fa passare, lei pensa che io conosca bene. Io non la conosco bene perché non faccio parte di nessuna associazione. E quello che so di Cosa Nostra lo so già di giornale. Quindi lei non ha conosciuto nessuno di tutti quei soggetti che sono stati accusati di vari reati commessi insieme a lei? Dai fratelli Graviano? No, nessuno, perché alcuni li ho conosciuti, per esempio il collaboratore di legge Francesco Cedace, l'ho conosciuto, stavamo a Centamento, siamo cresciuti assieme, poi lui si fece collaboratore di legge, io testai il mio status della detenzione. Quindi ho conosciuto pure Assinacori Vincenzo di Mazzara. Ha dato incarichi, parliamo uno per uno, per esempio con Cedace ha dato incarichi specifici, quali quelli di cui lui ha riferito? Anche con la custodia di preziosi per suo conto, acquisto o altro? No, non so niente di questo. Io so soltanto che lui avevamo delle società e si è preso tutto quando si fece collaborare. Sono stato derubato anche da lui. Ma questo non me ne importa se mi ha derubato. Mi dica. Che tipo di società? La gioielleria che aveva lui a Castelvetrano, in parte era pure mia. Solo che lui non l'ha mai detto, non l'ha mai dichiarato. Non è così, non è che cercavamo di dire. Nel senso che lei aveva messo dei capitali in quella gioielleria? Certo. Allora, la gioielleria la fece un suo fratello, che si chiamava Andrea. Dico si chiamava perché è morto nel frattempo. Ed era l'ora. Ad un certo lui mi disse che voleva ingrandirsi se io volevo partecipare, anche perché avevano bisogno di liquidità. Volevo partecipare a questa nuova posizione perché non era una gioielleria, era un deposito all'ingrosso di oreficeria, cioè da noi non veniva l'oro, non veniva il privato al dettaglio e si comprava la collanina, da noi compravano le gioiellerie, le oreficerie, che poi vendevano al pubblico.
Non so se sono stato chiaro. Sì, 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 la seguo. E per ascolti. Sì. Ascolti, loro scomparono a quei tempi. Posso? Sì, sì, prego, l'ascolto. Loro a quei tempi si comprava a Vicenza, ad Arezzo e a Valenza. E quindi loro ogni mattina rivedevano i titoli dell'oro, cioè quando volesse in quel momento, e decidevano di comprare, più o meno. A livello però che si comprava 20 kg, 100 kg, 15 kg, non è che compravamo noi la collana di 100 grammi. Poi tutte le gioiellerie, le oreficerie della zona venivano a comprare in questo ingrosso. Cioè, le spiego, loro vendevano una collana a lei, già incorrevano in un reato perché non potevano vendere al dettaglio. Mi spiego? Sì. Lei ha avuto, delle compartecipazioni effettive, ha ricavato dei redditi quindi a questa, fino a un certo momento da questa attività o mai? Esattamente, sì. Certo che ho avuto. Io non ho avuto più niente fino a quando lui poi non diventò collaboratore di legge. Quindi fino al momento in cui ha deciso di collaborare lei ha avuto una compartecipazione in questa attività. E poi successivamente evidentemente no. Senta, parliamo invece di Sinacori, perché anche su Sinacori qualche cosa da dire l'avremmo. In che occasione l'ha conosciuto e che rapporti ha avuto? Sinacori l'ho conosciuto tanti anni fa, non mi ricordo, negli anni 80, al circolo Mocalta di Mazara, perché era un periodo che si giocava forte a tutti i giochi, e questo circolo in cui lui era socio era sempre là, e io siccome ero un giocatore andavo là pure io, e ci siamo conosciuti perché in fondo poi eravamo un centinaio di persone sempre le stesse facce che giocavamo, e parlo di Chemin de Fer, di poker, di baccarat. In che anni siamo? E quindi lo conosco da tanti, e questo comincia secondo me verso 80, 82, 83, e durò fino a quando eravamo liberi sia io che lui. Quindi prima del tentato omicidio Germanà, di cui lei è stato accusato? Sì, ovvio. Qua si parla di tanti anni fa. Io parlo, credo, 82-83. Il tentato omicidio Germanà credo che sia stato, non lo so, 96-94. Non mi ricordo, 92. 92, lo ricordo bene. È stato esattamente nel 92. E di questo tentato omicidio... Cosa lei sa che è stato accusato di... Prego. Presidente, mi scusi. Prego. Non vorrei essere arrogante. No, soltanto rispondendo. Quando lei dice ora, se lo ricorda bene, e se lo ricorda bene... No, ricorda bene la data. Lei ha detto 92, io le sto dicendo effettivamente la data è quella. Sì. Io invece l'ho intesa, secondo me, che se lo ricorda bene intendeva come se io fosse al 100% colpevole di questo tentato omicidio. Allora, se lei è colpevole, scusi, battevo in sede denaro, se lei è colpevole o meno non lo devo dire io, ma lo dice una sentenza, per la verità, che è definitiva anche per questo, se non ricordo male, io non ce l'ho qui sotto mano, ma credo che lei anche per questo fatto sia stato condannato definitivamente in concorso anche con Bagarella e altri soggetti. È così o no? Sì, lei lo dovrebbe sapere meglio di me. No, se ascolti, io da quando ho tolto tutti gli avvocati non so niente di tutta la mia posizione giuridica, non so completamente niente. Però nel tempo che è passato, penso che condice lei, cioè che è definitivo, è ovvio. Sono passati tantissimi anni, è ovvio che sia così. Da parte mia, lei... E in quel periodo, ma per tornare alla questione, in quel periodo lei frequentava ancora Sinacori? Sì, ma non è che lo frequentavo sporadicamente, se ci incontravamo ci prendevamo a caffè, e ci prendevamo appuntamento per andare a giocare, queste cose, non è che io facevo la mia vita con le Sinacori, Vincenzo. Quindi avevo occasione però di guardare. Se ci incontravamo... E Bagarella, visto che anche nello stesso periodo frequentava quelle zone, evidentemente per aver partecipato o essere accusato di aver partecipato anche lui a quell'episodio, lei l'ha mai conosciuto? No, completamente, però penso che Bagarella in quel periodo fosse la tentante, io ero un uomo libero. Non lo conosco a Bagarella. Non lo conosce. E degli altri soggetti, i fratelli Grappini? Dalle cronache, certo. No, le cronache, a noi non interessa le cronache. E i fratelli Graviano?
No, non conosco nessuno. Salvatore Riina, che tra l'altro per un periodo ha risieduto proprio in quella zona di Mazara. Sì, no, non lo conosco. Non ha avuto mai nessun contatto? No, Presidente. Con questi soggetti. E quindi quegli altri, oltre ai sinacori di cui lei stava parlando, chi sono gli altri soggetti che lei intendeva? Sono soltanto i collaboratori? Perché lei ci ha indicato, guarda caso, soltanto due collaboratori, Geraci e Sinacori. Sì, sicuramente ce ne sono altri, però al momento non, perché non è che so, cioè so, io ho conosciuto la vita migliaia e migliaia di persone. Si figura di voler, se poi faccio una riflessione pensando, ma al momento non mi vengono in mente altri. No, lei sa che è stato, a proposito di, quindi della conoscenza, lei è stato indicato tra i soggetti che per esempio nel marzo del 92 andò a Roma per dei sopralluoghi, per possibili attentati. Di questo lei sa niente? Lei è stato effettivamente... Allora, io a Roma ci andavo spesso, anche una volta a settimana, due volte a settimana, perché ci avevano la mia parte dell'Italia. Anche da latitante? Anche da latitante o soltanto? Parlo da libero però. Da libero. E quindi nel periodo 92 sì? Sì, fino a quando ero libero di Roma ci andavo e salivo comunque. E in queste occasioni è andato mai al teatro ai Pairoli? No, non mi interessavano queste cose. Stavo dicendo una cosa che non sapete. Io avevo pure una barca a Ostia, che non è stata mai individuata, che poi io ho alienato dopo che mi è successo tutto questo, e quindi ci andavo anche per questo, perché la barca non era intestata a me. Io me ne andavo in auto e poi ritornavo in auto. Quindi con questa... Quindi si figura se non conosco Roma o non frequentasse Roma. Se poi ci aggiungono che io, nelle mie frequentazioni romane, seguivo pure persone, questo rende chiaro che è un falso. Quindi non questo... sono veduto ovviamente, ma io dico la mia verità. Quindi con questi soggetti di cui abbiamo parlato, come indicati come appartenenti all'associazione mafiosa, lei non è mai, non in nessuna di queste occasioni si è trovata a Roma o in altre zone del nord Italia o comunque del continente? Per esempio in Versilia, in Piemonte, dove è stata segnalata la sua presenza? A Firenze, lei c'è stato in quel periodo? No, completamente. Mi ascolti? Prego. No, con queste persone io non sono mai stato da nessuna porta, anche perché ho detto che non le conosco. E per quanto riguarda la sua domanda precedente, se io conoscevo altre persone, certo, per esempio Giuseppe Clemente, che si è ucciso in carcere a Torino. Giuseppe? Era un amico mio. Clemente, si è suicidato Giuseppe in carcere. E poi? Com'è? Sì, l'ascolto. Quindi questo è un altro soggetto che conosci. Leonardo Ciaccio. I fratelli Brusca? No, completamente, non conosco questa gente oggi. Che tra l'altro in un certo periodo sono stati anche loro nella provincia di Agrigento, quindi non lontano dalle zone di sua abituale frequentazione. Sì. Presidente, ma io non è che posso vietare alle persone di andare a... No, io non le dico, la mia domanda era penalizzata a capire se c'erano stati rapporti, incontri o altro. No, non conosco. Il signor Brusca, il Giovanni, mi accusa di tante cose. E infatti io cercavo, ho sempre cercato un dialogo con qualcuno dello Stato, nel senso quello che stiamo facendo da noi, non faccio cose segrete. Sì. Che per poter chiarire la mia posizione in questo frangente dei discorsi, perché è una cosa che mi dà fastidio, immensamente fastidio, accusatemi di tutto, però io non ho mai avuto l'occasione di difendermi su quello che dice Brusca di me, e questo mi ha... E che significa? Mi spieghi un po' meglio. Lei dice ho cercato qualcuno dello Stato per poter dire queste cose. Come l'ha cercato? A chi si è rivolto? No, che tentativo ha fatto? Presidente, mi scusi, mi sono espresso male. E allora ce l'ho preso. Ho detto,
quando ho detto cercavo qualcuno con cui io potrei discutere questo fatto, intendevo quando mi sarei stato catturato, come poi è successo. Cioè io in maniera omertosa non ho mai cercato nessuno, però nel caso in cui io fossi stato catturato speravo che mi dessero la possibilità di poter difendermi di sto fatto di sto bambino sciolto da me nel nocciolo. Se mi dà lei questa possibilità io mi sarò grato per tutta la vita. Ma lei qua, se vuole parlare proprio di questa vicenda, ne può parlare. Tra l'altro lei come sa, o non so se lo sa, perché in quell'occasione lei non aveva un difensore, ma quel processo è stato fatto da me, quella sentenza di primo grado per l'omicidio, per il sequestro e l'omicidio di Matteo, è una sentenza pronunciata alla Corte d'Assise presieduta dal sottoscritto. Lei allora non aveva un difensore, aveva un difensore d'ufficio, ma all'occasione, se vuole, per spiegarci quello che ritiene. Allora, senta, io non lo sapevo che lei fosse stato il presidente, però ora sono ancora più contento perché quindi lei sa tutto il discorso. Quindi parlo con una persona che ha tutto nelle mani, nella sua mente. Allora posso estrarmi in questo fatto? Che tanto, assolutamente. Assolutamente. No, non importa. Allora, sento una cosa. Il Bosca mi accusa e dice così, che ha annunciato non so in quale data e non so in quale posto ha detto, ma non era Palermo comunque, era un paese del 19, dice che si è incontrato lui, io, e Graviano Giuseppe e Baderella, e dice che abbiamo deciso del sequestro del piccolo di Matteo con la finalità di fare ritrattare il padre. Ci siamo fino a qua, Presidente? Assolutamente sì. Perfetto. Lei innanzitutto ha avuto modo, mi spiego, così facciamo un discorso più completo, ha avuto modo quindi di conoscere le dichiarazioni rese da Brusca, ha letto la sentenza di condanna nei suoi confronti, cosa ci può dire in proposito? No, io la sentenza di condanna non l'ho letta perché non avendo più avvocato, non potevo avere nemmeno, io so quello che dicevano tutti i giornali. Le informazioni su questo caso è soltanto giornalisticamente. Però, quindi, giornalisticamente, caso sano, ma è stato chiaro il giornale. Queste dichiarazioni di Brusca, quindi queste dichiarazioni di Brusca lei le ha prese da, evidentemente dal giornale. Dai mass media. Sì, dai mass media, anche televisione, però allora, un altro giornale che non ho più chiare. Cosa ci vuole dire? Cosa ci vuole dire in proposito? Sì, le voglio dire che annunciato lui dice che abbiamo deciso questo sequestro con lo scopo di farsi trattare il padre, cioè il santo di Matteo, ok? Sì. Allora, la prima cosa che io mi pongo come domanda a me stesso, qua lei non c'entra, che cosa c'entro io di Castelvecchiano, di un'altra provincia, a discutere le cose di San Giuseppe Leotto? Questo non l'ho mai capito, perché il giudice Falcone ebbe l'intelligenza e anche il merito di creare il teorema Buscetta e lo seguiva. Annunciato dopo tutto quello che successe, tutte quelle che si successe nell'arco degli anni, il teorema Buscetta lo dimenticarono come se non fosse mai esistito, ma lo fece Falcone e hanno mischiato, da noi si dice, le piece con le uova, ma le piece con le uova poi si rompono sempre le uova. Comunque sì, allora lei sa questo. Però Messina Denaro, lei sa che dai tempi di Buscetta poi c'è stata un'evoluzione sino ad arrivare a quelle di Salvatore Riina e in particolare al ruolo di Riina nei primi anni del 1990, degli anni 90, nei primi anni 90. Lei sa che le cose sono anche cambiate. Lei avrà sentito, visto che seguiva così attentamente i giornali, avrà letto anche le intercettazioni che sono state fatte durante la detenzione proprio nella persona di Salvatore Riina e le cose che ha lui detto in quella, durante appunto la detenzione in carcere, alcune delle quali riguardano anche lei personalmente. Tra l'altro con riferimento anche a quello che diceva lo stesso Riina, quindi qui non parliamo di sentenze o di altro, sul fatto che suo padre avesse affidato lei proprio a Riina in qualche modo per educarlo, per crescerlo, così almeno dice Riina parlando col detenuto con cui si trovava in carcere.
conosce queste intercessioni. Ascolti, signor Presidente. Prego. Sì, le conosco sempre giornalisticamente. Ascolti, signor Presidente. Mio padre si chiamava Francesco Messina Denaro e aveva solo un voce. Mi sarei schifato di lui se mi avesse affidato a qualche altro. A me mi ha cresciuto mio padre e mia madre, ne sono orgoglioso. Arcipagi io non ne ho avuto. Ora, ci torno al discorso del Brusca. Brusca dice questo, comunque lasciamo stare il fatto che io, per le regole, non dovevo c'entrare niente con le cose che ho cercato, comunque mettiamo da lato, non importa. No, le regole c'entrano, perché lei viene accusato di aver avuto un ruolo direttivo proprio in quel periodo, con riferimento proprio al territorio di Trapani, della provincia di Trapani, perché tutto nasce da lì. Quindi non è che era casuale, quel ruolo che precedentemente era attribuito ad altri soggetti e a iniziare da suo padre, poi a un certo punto, secondo le acquisizioni che sono state fatte sulla base anche delle dichiarazioni di più collaboratori, non soltanto di Brusca, lei a un certo punto sarebbe subentrato in quel ruolo di vertice, quantomeno dell'associazione mafiosa operante nel territorio di Trapani, che è stata sempre molto legata a quella palermitana, per una serie di vicende che ora qui non dobbiamo entrare, anche perché stiamo andando molto oltre il tema dell'odierno interrogatorio. Però l'ascolto su questo, prego, mi dica pure. Sì, a me questa è la mia prima possibilità di chiarire su questo fatto di questo bambino. E io sono contento, proceda. Poi se tutto deve finire nella mia vita mi sta bene, però questo fatto del bambino lo voglio chiarire, anche perché io non voglio padre. Allora, che cosa succede? Che lui mi accusa della decisione assieme a Graviano, a lui, al Bagarella, di sequestrare questo bambino per fare saltare il bocce. Mettiamo di lato quello che ho detto poco fa, che io non c'è già nelle zone, comunque, per quello che diceva lui. Comunque, si sequestra questo bambino, lo dice lui, e io nel sequestro non ci sono, nel senso io non sono uscito da casa e ho sequestrato questo bambino, nella maniera più assoluta, lo dice pure lui. Si sequestra questo bambino e se lo prende lui, lo gestisce lui. Poi lui, in quanto alla provincia di Trapani, ci trovò due cove, uno verso Valdelice e uno verso Castellammare. Però se lo trovò lui, però lui sicuramente dice, non so i fatti bene, che glielo ho trovato io. Ma va bene così, mi sta pure bene così, perché io per ora sto seguendo il discorso del Brusca. Quindi io devo difendere su quello che dice Brusca. Che cosa succede? Che annunciato nel corso del tempo arrestano, credo, prima a Graviano e poi a Bagarella. Ci siamo, Presidente? L'ascolto, prego. Quindi arresta lui, perché lo dice lui, ed io che sappiamo di questo bambino. Ma lui stesso dice che non ebbe più contatto con me di questo bambino, ma poi lo lasciamo perdere. Annunciato. Lui che cosa fa? Detto da lui, si trova. Ah, c'è un intermezzo che lui dice che aveva contattato il nonno si era occupato di convincere il figlio, il santo di Matteo, ma gli dice sto cornutaccio, scusa l'espressione, ma devo essere anche sto cornutaccio dice no, non vuole risaltare, e gli fece la proposta, lo dice lui sempre nelle cose che andava dicendo, perché io queste notizie le attendevo, se si ricorda lei che c'era un giornale che si chiamava Menzi, che si chiamava Essa a Palermo, e quindi queste cose li trascrivevano tutte queste, e poi ascoltavo pure Radio Radicale durante il processo. Perciò cosa succede? Che lui dice che... Quale processo? No, quindi lei ha ascoltato Radio Radicale proprio durante le udienze di questo processo che riguardava l'uccisione del piccolo Di Matteo? No, e quale? Questo non lo ricordo. E quale processo stava? Io ascoltavo Radio Radicale perché di tanti processi anche dove non c'ero io, mi è passato il tempo, ma non posso dire se... No, siccome anche questo effettivamente è stato registrato e si trova su Radio Radicale, anche questo... Che riguarda... No, però io non me lo ricordo, perciò stavo dicendo, lui dice che il nonno gli fece la controproposta a lui di fare uno scambio, cioè lui liberava il bambino e entrava il nonno come ostaggio, ma lui dice che rifiutò questo discorso. Comunque sia, le cose andranno avanti, ad un certo lui si trova in un posto, in una casa,
E guarda il telegiornale, quindi ovviamente sarà stato ora di pranzo, guarda il telegiornale e dice che dietro la notizia che lui era stato condannato all'ergastolo per l'omicidio dell'esattore Ignazio Salvo. Il momento in cui apprese questa notizia dice che fu colto da un Jacques Tussudita, prese il telefonino e telefonò a suo fratello, che suo fratello, detto da lui, si trovava nella casa dove poi trovarono nel bunker sottoterra il bambino, cioè non trovarono, tenevano il bambino, e gli disse al telefono in modo pippettato, come disse lui, alle berze del tuo cagnoleggio, e chiuso il telefono. Poi, non avendo fiducia, sempre detto da lui, se ne andò a San Giuseppe, arrivò a San Giuseppe e ciò nel bunker, e suo fratello, che fu quello detto da lui che strangolò il bambino, lo sciosse in lascia, assieme ad altri tre, tutti di là. Io di due non ricordo i cognomi, ma di uno sì, che si chiama Chiodo. Questi tre si fecero tutte e certe pentite nel tempo, cioè là si pentivano. E Monticciolo, tassi. Monticciolo non lo ricorda? Sì, uno non lo ricordo come altri tre. Sì, non riconosco la persona, il cognome. Questi sono tre. Uno si chiamava Chiodo, uno Monticciolo e l'altro non lo so. Ma comunque sia questi tre, sia che Enzo Brusca, sia che Giovanni Brusca, sono tutti pentiti. E loro dicono che lo hanno sciolto loro il bambino, cioè nessuno dice che io ho sciolto il bambino. Ma nessuno, ma la contestazione non riguarda il fatto materiale, evidentemente. Questo, lei è perfettamente informata e ha fatto una ricostruzione perfetta di quello che erano i risultati. Ma voglio chiedere dove vuole arrivare con questo? Mi spiego un po' meglio. In un minuto arrivo dove voglio arrivare. Ah, lei l'ha capito che voglio arrivare da qualche parte, mi fa piacere, d'altronde ne sa più di me che leggi, io non ne so niente. E allora lui dice: no, tutto questo sì, sono informazioni giornalistiche, notizie giornalistiche, però mi scusi, se mi accusate di qualcosa, no, lei, come Stato, come istituzione, va bene, ma se vedete che c'è qualcosa che non funziona nell'informazione dei mass media, che tutti mi presentano come quello che ha sciolto il bambino nell'acido, nessuno si prese male a dire a questo disonesto che sarei io. Mettiamole, guardiamo accese quel che ci dicesse. Non c'entra con lo scioglimento dell'omicidio del bambino, ma legalmente c'entra solo come mandante. Ci siamo fino a qua, Presidente. Certo, ma è questo, la contestazione le viene fatta come mandante del sequestro. Bravissimo. Lei è stato condannato per questo, non per essersi trovato nel momento in cui è stato sciolto nell'acido il bambino, ma è stato condannato per avere deciso nella sua qualità di appartenente all'associazione mafiosa, in particolare del vertice di associazione mafiosa in quel periodo, di avere deciso di sequestrare con quella finalità il piccolo Di Matteo. Questa è la condanna che lei ha riportato. Bravissimo. E io sono, la ringrazio di aver precisato lei, perché per tutto il mondo intero, io fino a questo momento sono quello che ha sciolto il bambino nell'acqua, tipo Teti che prese ad Achille per il tallone e lo calò nell'acqua. Così, è la stessa cosa, mi immagino io. Tutto il mondo sa che l'ho sciolto io sul bambino nell'acqua. Ora venga invece al punto e concludo. Quando c'è un sequestro di persone, signor Presidente, per qualsiasi finalità, sia questo segreto, sia il sequestro, anche a scopo estortivo, la finalità non è mai la morte. Mai e poi mai, perché il sequestro a qualsiasi scopo, no, se c'ha la morte come finalità, è una stupidata, non esiste, per me senso, sono più chiaro. Io decido di uccidere ad X. Ma lei questo discorso, mi scusi, Messina Nera, perché dobbiamo essere chiari su questo, lei questo discorso ce lo sta facendo in generale o ci vuole dire che in quell'occasione fu deciso di sequestrare ma non si parlò della morte possibile che si poteva verificare successivamente? Tutte e due le cose, Presidente. No, tutte e due cambiano, le cose cambiano. Perché se lei ci dice fu sequestrato da noi, ma non c'era intenzione, almeno da parte mia, di ucciderlo, è un conto. Se ci vuole fare un altro discorso di carattere generale, quello non ci interessa, evidentemente. No, signor Presidente, sì, ho capito. Signor Presidente, io non posso dire che fu sequestrato da noi, perché io non so niente di questo fatto. Io mi devo difendere dall'accusa di Brusca, e Brusca lo dice. Quindi io
mi difendo dalle sue accuse, io non ho detto, non dico, è stato deciso da noi fosse questo, lo dice Brusca, ma non dice questo, lui dice che si è deciso per il sequestro per far saltare il ponte. Io che dico, se si decide di un sequestro per un qualsiasi scopo, non c'è mai la finalità dell'uccisione, sarebbe una stupidaggine. Anche perché lui, il bambino, da quello che dice, l'ha ucciso per vendetta alla fine, è stato un disonesto pure in questo. Libralo. Non ha voluto risaltare, proprio ognuno risponde alla propria vita e alle proprie azioni, nel bene e nel male. Hai visto che non c'era più speranza che questo risaltasse? Perché ti sei vendicato sul ragazzino, sul bambino, mascalzone che non sei oggi. Capisco se che se avesse Giovanni Santo di Matteo lo uccideva, ma che c'entra questo bambino dato quello scopo, non poteva mai più accadere quello che lui si era professato. Allora che cosa dico? Quindi la finalità a un certo punto era di rilasciarlo, quel bambino. No, io questo non lo posso dire. Ma se lei vuole escludere le sue responsabilità ci deve chiedere, ci deve chiarire qualche cosa, perché è così. Se la finalità comunque era quello di non poterlo rilasciare, se il padre non avesse ritrattato, evidentemente c'era anche la possibilità che il padre non ritrattasse, come in effetti si è verificato. Mi ascolti, io parlo con le parole di Brusca, non posso dire cose di mio. Io parlo delle cose di Brusca. Brusca che dice che doveva farsi saltare il pace, che il pace poi non abbia saltato, se la vede lui con la sua coscienza. Signor Presidente, io avrei saltato dopo un secondo. Ognuno dispone della sua vita come vuole. Allora, signor Presidente, se qualsiasi sequestro, lei lo dice lei, però io lo devo dimostrare a lei quello che penso. Mi piace, in una seconda io lo chiarisco. Se io devo uccidere una persona, esco in strada e lo uccido. Se io devo uccidere una persona, è scherzata, ma lo sequestro, me lo porto da me, poi lo uccido, sono scemo, perché vado contro con tutta una serie di cose, rischio di più, che senso ha, se lo devo uccidere, lo uccido. Il sequestro invece non ha mai la finalità di uccisione, non del bambino, di nessuno, perché sennò non avrebbe senso. Ora quindi io dico a lei, sono contento che il processo l'ha fatto lei, ma l'ho saputo ora, che qualora tutto fosse andato, per come dice Brusca, signor Presidente, io devo essere condannato per un sequestro di persona, non per un omicidio. Io con l'uccisione non c'entravo più neanche come mandante. Io c'entravo semmai nel sequestro, perché lui dice che in quell'occasione si decise il sequestro. Io invece sono stato condannato per l'omicidio, ho preso l'ergastolo, penso che il sequestro dovrebbe essere 100 anni, non lo so. Io questo lo voglio chiarire. Perché a me non mi condannavate per il reato che lui diceva, credendo lui? Perché c'è un'altra cosa, lui non è che dice, mentre si ascoltò la notizia dell'esattore Ignazio Salvo, andai a cercare il Messina Denaro e dire per esempio, ma cosa facciamo ora? No, lui dice che telefono a suo fratello, se è una domanda che mi pongo io, ecco perché non guarda fin dall'inizio. Se ci fosse stato libero Bagatelle e Graviano, lui l'avrebbe fatto ciò? La risposta è no, perché non lo poteva fare. Perché quelli erano della loro, insomma, e doveva dare soddisfazione a quelli, invece a me non doveva dare nessuna soddisfazione per come lascia contare, perché io faccio parte di un'altra provincia addirittura. Ho chiuso, il mio Presidente, quindi io volevo chiarire che con l'esecuzione del bambino sciolto nel lascio io non c'entro totale. E per quanto riguarda come mandante, dico pure che io dovevo andare come mandante, credendo sempre a Brusca, al 100%, come sequestro di persone, non come omicidio. Però lei sa che evidentemente, anche perché lei si sta concentrando particolarmente su questo bambino, ma in realtà non è l'unico che le viene addebitato come vittima, anzi ce ne sono addirittura anche più piccoli, che non sempre la decisione del mandante può prevedere che cosa avviene, però può rispondere anche di quello che succede. Mi riferisco di quello che è avvenuto a Firenze, dove è morta addirittura una bambina di pochi mesi, lei sa, e anche per questo fatto lei è stato condannato. Lei si preoccupa del Di Matteo, ma non si preoccupa per esempio di quello che è successo a Firenze, fatto per il quale lei è stato condannato e in cui sono morti anche lì dei bambini, tra cui una proprio di pochissimi mesi, come lei saprà, visto che è stato così attento a seguire tutti i processi durante la latitanza, saprà che le viene addebitato anche la strage di Firenze in cui sono morti dei bambini. Sì, però sono un'altra cosa pure. Forse perché non le parlano, la stampa parla soltanto di Matteo, non parla di quello come sua responsabilità, no, ma lei ha avuto questa condanna. No,
Però, signor Presidente, c'è un'altra cosa che devo dire, parlando di Firenze. A prescindere che tengo in chiaro che io non so niente di Firenze. Poi quello che dicono i collaboratori di lei, se sarà di loro, io non so niente. Anche perché non c'è mai stata in una mia condanna, mai, nessun riscontro oggettivo. Ci sono solo state le parole di questi collaboratori, ma il riscontro oggettivo non ce ne sono. Comunque, volevo dire, sono due cose perfettamente diverse, secondo me, Presidente, perché quello del bambino fu un fatto mirato, che c'è quello di Firenze, qualora fosse vero, ma sulla mia persona non è vero, non è che si volevano uccidere persone, anche perché ci sono collaboratori di legge che dicono che la finalità non era uccidere le persone, solo che il problema è stato, secondo me, che sono andati con la ruspa. Cioè, hanno ucciso la mostra con cannonate, perché si sa che se si mettono bombe possono cadere degli innocenti. Ma la finalità, come dicono gli altri, alcune, non era uccidere le persone, era prendersela con lo Stato. Ma è un po' contraddittorio, perché lei dice, si sa che se si mettono le bombe si può uccidere anche degli innocenti. Quindi se si sa, non capisco che cosa vuole dire dopo. Che significa che se lei decide di mettere una bomba deve rispondere anche se poi quella bomba provoca la morte di qualcuno. Ovvio, signor Presidente, se concludevo il mio discorso, allora, io penso con la mia mente, perché io non c'entro in queste cose, però voglio discutere con la mia mente. È normale che se uno mette una bomba possono morire degli innocenti? Il punto qual è? C'è da vedere a chi mandano i mandanti a fare una cosa del genere, cioè che testa hanno, che intelligenza hanno, perché mettiamo caso che io andavo a Firenze a mettere questa bomba, giusto, con le stesse finalità, non sarebbe morto nessuno perché io la bombavo a malettevo, perché ho una coscienza, mi spiego, non me ne frega niente delle condanne poi, cioè non è da qui, non è, se uno in certe cose pensa alle conseguenze si sta a casa a dormire. Quindi in sostanza è stato un errore, ci vuole dire che è stato un errore degli esecutori? Però partendo dal concetto che io non ne so niente, ma c'è... Lei parte sempre dal concetto, però... Non è stato, secondo me, un errore, è stato un menefreghismo, che è peggio, perché l'errore può essere perdonabile. Io faccio un errore, lei però consiglio, vabbè, questo non l'ha capito. Ma se io capisco, intuisco che là succedeva una strage e lo capiva pure un meno malato che succedeva una strage, perché conosce Firenze, ecco che la bomba là non sarebbe mai stata messa. Il problema è che chi è stato? Hanno usato gente che vale niente. Questo. Ma che lei sappia, visto quindi che è così attenta a tutte queste vicende, qualcuno ha rimproverato a questi soggetti quindi di aver fatto qualcosa di diverso da quello che gli era stato chiesto di fare? Non glielo so dire, signor Presidente. Non so rispondere a questa domanda. Anche perché mi dica, Presidente, in tutti questi processi che lei ha seguito pure meglio di me, perché come parte in casa, ma non si è mai scongiato come esecutore una persona dalla provincia di Trapani, ma sono stati sempre questo stesso gruppo che agiva sempre così. Mi spiego? Non c'è mai trovato un personaggio minore o maggiore che della provincia di Trapani che partecipò a questi eventi. Vabbè, ci sono altrettanti eventi che riguardano anche la provincia di Trapani e non mi riferisco solo, non mi riferisco solo a Germanà, ma allora dovremmo parlare anche di Milazzo e della sua fidanzata che tra l'altro, come lei sa, era incinta e lì siamo nella provincia di Trapani. Sì, ascolti, però... Anche questa vicenda immagino che lei la conosca, visto che ci riferiamo sempre allo stesso periodo, 1992. Sì, certo, la conosco detta perché anche il pentito l'hanno raccontata, però c'è una cosa, veda che questa donna non era incinta. Ah, lei sa che non era incinta? E come lo sa questo? Sì, ma come? Perché non ci sta nei paesi, io non vivo, non vivevo in una città. Io non vivevo, vivevo in paese, quindi il momento in cui succedono tutte queste dichiarazioni a Bambera, naturalmente io ho cercato questo per capire, ma e mi è stato detto la ragazza non era incinta, e lo dice anche la famiglia che non era incinta, ma siccome si vogliono aggravare sempre le situazioni va bene così. Quindi lei si è informato, lei si è informato, sì, specificamente di questo episodio, e perché? Qual era il suo interesse a informarsi di questo episodio? No, era accusato io,
Cioè io ero uno che era accusato di questo episodio, permette che mi informa. Vabbè, ma se lei non c'entrava completamente, qual era l'interesse suo? No, non c'entrava come coscienza, ma come condanna certo che c'entrava. Infatti mi avete condannato, non so che stiamo avendo quando mi hanno condannato. Mi spiego. E mi hanno detto che la ragazza non era incinta e la famiglia della ragazza, e lo so questo discorso, non era incinta. Ma quindi questo secondo lei è meno grave? Quella ragazza comunque c'entrava in qualche modo in quelle vicende che riguardava il Milazzo? Per carità, non è meno grave, signor Presidente. Non è, io ho risposto a lei, dice che lei ha fatto la specificazione che era incinta. Io ce l'ho detto, vedo che non era incinta. Poi è normale che anche quella è stata un'aberrazione, che hanno fatto loro, però io non ho fatto. E glielo posso dire pure in falso, signor Presidente. Non ho mai avuto soggezione a tutto questo tipo di persone, pur non conoscendo. Per quanto riguarda il Rina Salvatore, a quello che si è riferito poco fa lei, comunque io sono Presidente, resto sempre convinto che io per processo devo andare per sequestro di persone, non per mandante all'omicidio del bambino. Comunque sì, va bene così. E per quanto riguarda Salvatore Gina, quello che diceva poi al carcere di me, bello o brutto che sia, c'è anche un'altra cosa che si deve tenere presente. Io ho una mamma con demenza senile al 100%. Il signor Gina mi risulta, sia a livello di carcere che anche a livello di familiarità, non nel senso della sua famiglia, ma parenti, cugine, che negli ultimi tempi non c'era più. Cioè, era però ancora saltava. Oggi, in questo momento, ragiona bene, fa mezz'ora aperto corpo. Lui era così. Solo che chi ha fatto questa legislazione, o chi procede adesso di vedere, non lo mette questo. Mette che il signor Salvatore di 20 anni prima. Quello non capiva più niente, diceva un sacco di cretinate. Per prima questa del figlio. Io faccio parte del mio padre e mia madre, non ho avuto risposte, neanche putative. E i pali? Scusa, e i pali di cui parlava Riina? Signor Presidente, le posso dare una mia risposta? So che lei non crede quasi in niente di quello che dico io, neanche se glielo porto con la logica. No, non è che non credo, vorrei che lei fosse un poco più chiaro su questo tipo di difesa che ci voleva, perché è chiaro che se lei parte dal presupposto, io non c'entro niente, però è così, è chiaro che si indebolisce il suo ragionamento. No, io non c'entro niente, però mi difendo su quello che dice Brusca, cioè sulla sua linea. Se Brusca dice questo, che io sono stato mandante con loro di un sequestro, perché alla fine vengo condannato per l'omicidio? Perché io mi metto sulla scia di Brusca, quello che dice Brusca io cerco di difendermi. Ecco quello che volevo dire. Però, se quanto riguarda il padre, ascolti, signor Presidente, lei anche se non ha conosciuto Gina, perché penso non l'ha conosciuto, come non l'ho conosciuto io, però ci siamo fatti... Chi? Non ho capito, non ho conosciuto chi? Io non penso che lei abbia conosciuto Gina processualmente, non lo so. Spero che sì, comunque, per la finalità del mio discorso che sto facendo. Ah. Io da quello che sentivo parlare lui, e dall'età che aveva, dall'istruzione che aveva, non penso che la Gina si sarebbe espresso di che il padre me doveva fare chissà dove. Lo poteva dire in maniera diversa. Anche perché se la Gina avesse conosciuto me, avrebbe avuto sospetto di me. Perché io non sono stato mai una persona lascitata o sguaiata. Non ho mai avuto questi modi di linguaggio. Solo per Gina, secondo me, non c'era più, per come dicevo, io lo sapevo da fuori. Ma Riina, come lei sa, visto che l'ha seguito, distingueva quello che era il Messina Denaro prima e quello che era il Messina Denaro dopo. Quindi non è che non abbia parlato a lei, ne parlava positivamente, lo dico tra virgolette, perché dal vostro punto di vista, e non evidentemente dal punto di vista di tante altre persone, la vedeva come una figura positiva fino a un certo momento. E poi negli ultimi anni riteneva che lei avesse cambiato l'approccio, diciamo, alle vostre problematiche. E mi dimenticava il padre. Di cui lei non sa niente, evidentemente. Dico, nel padre?
e in genere di attività economiche. Lei credo che invece si sia interessato di attività economiche negli ultimi anni, o no? No, io mi sono interessato di attività economiche sempre, non negli ultimi anni. Ecco, e allora? Quindi forse Rina qualche cosa l'ha detta, qualche cosa di corrispondente. No, invece quello che disse Rina nemmeno mi interessa più e nemmeno mi interessò quando lo disse. Il punto è un altro, lei poco fa mi parlò di Bale. Sì. Non io, perché mi riferivo proprio, visto quello che le ha detto, a quello che ha detto Rina in una delle tante intercettazioni di quel periodo. Sì, sì, perfetto. Quando però dice appunto, ora lui si dedica ai pali o qualcosa del genere, adesso non ricordo esattamente, ma è qualcosa del genere. Sì, signor Presidente, ho fatto il progetto. Allora, dico una cosa, però quello che sto dicendo ora lo dobbiamo contestualizzare in un periodo storico. Ci siamo? Sì, e cioè che significa contestualizzarlo? Lo faccia lei. Sì, infatti io però, ce lo sto facendo io, però dico lei, nel recepire quello che io dirò, deve anche valutare il periodo storico in cui io gioco. Allora, che cosa succede? Che io ad un certo non mi posso muovere più. Gli ultimi 15 anni, dal 2005-2006, non mi posso muovere più, nella maniera più totale. Sono circondato dappertutto. Si figuri che l'ex ministro dell'interno e della giustizia, Alfano, disse che c'erano in questi paesi, cioè Castelvetrano e Campobello, 270 uomini e potenzialità economiche senza nessun, diciamo, limite. E io sono solo, signor Presidente. Allora, se io ho la mentalità di continuare o di fare soldi, vado a sbattere nel giro di una settimana, perché per fare queste cose devo stare in contatto con persone. Io invece in questi anni, mi sono soltanto dedicato a non farmi prendere, a proteggere la mia libertà, perché era il mio diritto restare libero, secondo il mio punto di vista come essere umano. Quindi se figuri se andavo a pensare di fare affari con qualcuno, anche perché... Ma lei dove si trovava? In quegli anni dove si trovava? No, mi faccia finire il discorso, c'è sicuro, io dico. Sto dicendo che io di mio, vivevo già abbastanza bene. Che cosa fece? Quando vide tutta questa pressione su di me, me ne andai. Ma me ne andai perché in questi 30 anni che cosa ho fatto io? Ho sentito più morte ammazzate, bombe, queste cose. Mi faccia capire. Allora che cosa faccio? Capisco che io ho fatto un ordine nella mia mente, nel senso le cose più importanti e le cose meno importanti. La cosa più importante dal mio punto di vista mi risulta essere la mia libertà in quel momento. Ho deciso di andarne perché capivo che non potevo durare se cercavo di fare soldi, non potevo durare anche per un altro motivo, perché non c'era più la qualità delle persone in giro. Mi spiego? E allora me ne vado. Ovviamente ogni tanto tornavo per i miei familiari, questo perché io i contatti con la mia famiglia non li ho mai persi, perché quella è la mia famiglia, giusto? Però me ne sono andato. E ogni tanto venivo, stavo una settimana, 15 giorni, un mese, me ne andavo. E ho fatto 15 anni. Ma se n'è andato, che significa se n'è andato? Dove è andato? Fuori alla Sicilia, fuori dall'Italia? Cerchi di essere... No, all'estero. Era all'estero, signor Presidente. Me ne sono andato all'estero. Per più anni. Certo, per circa 15 anni ho fatto questa vita. Tornavo, perché io mi può dire sì, ma c'è stata una caccia tua nel 2012, come se l'all'estero qua? Sì, perché io tornavo, stavo una settimana, 15 giorni, un mese, mi contattavo la mia famiglia, sapevo i loro discorsi, come stavo e me ne andavo di nuovo. Cioè la mia vita me la svolgevo là, qua non mi interessai più di niente io, né in Sicilia né in Italia. Perché sapevo che andava a sbattere, che senso ha per me che voglio restare libero? E là dov'è? Ritiene di dircelo là allora, dov'era questo paese estero o quali era? Ho detto, no, non lo dico questo. Vabbè. Anche perché ci sono persone che mi hanno aiutato. Ci sono persone che hanno cose mie, ma più tanto che mi hanno aiutato. E io non ho mai infamato nessuno. Che morirò senza informare nessuno, questo che sia io. In questi anni che sono mancato, che avvenne la rivoluzione dei padri, come la chiamano, io qua non c'ero. E sotto lo sa che se le fece, perché lo sapevo quando venivano anche le informazioni, lo sa che se le fece. Io mi castro, che sapete bene chi è, e tutti, dico tutti,
non ne tolgo nemmeno uno per il tempo che fu, ognuno per la sua posizione di potere, di politici. Questo hanno fatto. Io un centesimo di questi. Ma lei queste cose, quindi queste cose di Nicastro e dei politici, come le ha sapute? Nei periodi in cui veniva, aveva contatti con soggetti del luogo, quindi lei non si è mai interessato di queste attività? No, nelle quali no, completamente. Ma nella maniera più assoluta, ma non perché, ascolta, non è che non mi sono interessato dei pale, perché i pale concernevano una situazione l'ostro, cose del genere, o che pure io mi rifiutavo i pale, no! Non lo potevo fare, perché andava a sbattere, mi avrebbero arrestato molto prima. Quindi a me i soldi non me ne fregava niente, perché potevo vivere? E qui lo hanno discorso. Quindi te pare che c'è tutta questa leggenda che io i pale me ne dovrei entrare chissà dove, o che ho fatto soldi con le pale, stia tranquillo, signore, io dai pale non ho preso mai un centesimo. Ma se vuoi sapere come ho fatto soldi, non lo posso spiegare. Siamo qui per ascoltarla. No, magari siccome poi si annoia, dico. Anche no, io non si preoccupi, che non mi annoio. Anche perché da un discorso minore siamo arrivati a cose molto più grandi. Lei ha ritenuto, ha ritenuto giustamente di introdurla, io l'ascolto. Evidentemente stiamo andando molto oltre quello che era l'oggetto del nostro interrogatorio, però è in qualche modo collegato per il fatto che le viene contestato quello specifico reato, le viene contestato sempre il ruolo di vertice dell'associazione mafiosa. E quindi poi alla fine tutti i fatti sono collegati in realtà. Ok, sì, perciò stavo dicendo, no, ma così, vedi, c'è un punto, io sono stato arrestato per circonvenza e tutti mi vogliono interrogare, io cercavo una persona con cui poter parlare, come stavo facendo, no. A me mi ha interrogato il procuratore De Lucia e il procuratore Guido, però non siamo arrivati a queste discorse, perché si è parlato di altro e quindi ora sto avendo l'occasione di poter parlare con un presidente di corte, quindi a me mi sta bene cercare di capire la mia posizione dal mio punto di vista. Non è che le voglio dire che lei deve crederle o quello che dico io è verità assoluta. Lei ha le sue verità e io le mie verità. C'è sempre stata questa situazione che queste messine a denaro hanno fatto soldi. Io lo posso dire come ho fatto soldi, se lei lo vuole sapere. Ce lo dica, come ha fatto questi soldi? Noi siamo qua per ascoltarla, se ritiene di dircelo, lo ascoltiamo. Sì, anche questi soldi che abbiamo fatto io, più che io, mio padre, come famiglia, vengono da Geate, però Geate, diciamo, di niente. Il punto è questo, io sono di Castelvecchiano e c'è la Serenuta. Lo conosce Serenuta lei? Il parco archeologico? Evidentemente sì. La conosco, lo conosco. Okay, vai, allora ci siamo. Grazie, è sempre stata la ricerca dei tombaroli per beni archeologici. Mio padre era un mercante d'arte, però solo per l'archeologia. Se gli presento un quadro di Raffaello non lo sapeva, però parliamo di archeologia. E Serenunte fa, credo, più 1200, e sono tutte, tombano, vanno tutte a scavare, tutte. Addirittura fanno il doppio lavoro, scavano di frodo, e scavano pure di giorno per la sovrintendenza. E c'è la sovrintendenza che cerca pure questi beni che sono dello Stato. Però che cosa succedeva a quei tempi? Ora non lo so se è più così. Che quando metteva il corpo d'ascia e vedeva che c'era qualcosa, lo metteva, copriva, poi ci andava di notte e se lo andava a prendere. C'era pure questo. Ora che cosa succede? Che parliamo di ceramica antica, che ha un suo ruolo nella ricerca, e di monete. Che cosa succede? Che ad un tratto si trovavano monete in blocco, cioè dentro un vaso. Un vaso tutto pieno di monete, perché si capisce, si pensa che a quell'epoca c'era pure qui, si spalmava il tirchio che metteva tutte le monete, parliamo di monete d'argento tetragramma, 17 grammi, non parlo di quelle di bronzo, perché quelle di bronzo loro ci campavano per la giornata, per i 100 lire, per i 50 lire, qua sono quelle d'argento che valgono. Allora che cosa succede? Anche perché i greci non usavano monete d'oro, poi sono stati romani a usare monete d'oro. Scava, e quando si trovavano le monete dentro un vaso, in gergo si chiamava, in gergo, trovatura,
Ci siamo? Ci siamo. L'ascolto, anche se qua andiamo ad anni molto più remoti, che ovviamente non riguardano i fatti per quali lei è detenuto. No, non è così. Non è così, perché il ciovatone sono state ciovate 8. 7 sono passate dal mio appoggio. Una no, che è andata direttamente in Svizzera, che l'ha ciovato, se è andata in Svizzera e si è venduta là. L'ultima è stata nell'89. La prima, che mi ricordo io, fu nel 78, io avevo 16 anni. Vengono questi, tutta la famiglia, marito, moglie, un figlio maschio e una figlia femmina, e si pongono su una scrivania circa 700 monete, tutte in argento, come nuove, perché non erano state mai usate dei tempi. E allora fanno una valutazione e mio padre li valuta per loro 800 milioni di lire e loro accettano, tutto un po' blocco, ma mio padre non è che aveva 800 milioni di lire. Allora gli fece un assegno di 800 milioni di lire come garanzia, e loro venivano ogni settimana e si prendevano 50 milioni di lire in liquido, e fecero così fino alla risoluzione del debito. Il momento in cui il debito fu risolto, l'assegno fu strappato. Quindi mio padre nel 78 si ritrovò queste 800 monete nuove in mano, che erano sue ormai. Il reato la è che sappiamo tutti che i beni che sono sotto terra sono dello Stato, ma non ci fregavamo se non dello Stato, a chi si faceva del male. Quando ebbe queste monete, lui le divise in blocchi da 5 e le ha vendute a blocchi da 5 per ricavarci di più. Infatti la vendita si poggiasse in 6-7 mesi, non in solo colpo, e ci ricavò nel 78 comprandoli 800 milioni di lire, ci ricavò circa, cosa più cosa meno, di circa 20 miliardi di lire. Che cosa successe? Che negli anni 80 di queste ce ne furono altre 6, perché la settima fu quella del 78. Allora prendevamo questi soldi e ce ne investevamo, e da là questi ne saranno fatto dei soldi. Se poi io prendo 2-3 miliardi dell'epoca e li do agricole per far mangiare alla società dei supermercati, ecco che non si parla più di cose datate, perché io ho preso soldi guadagnati prima e li ho investiti nel dopo. Quindi poi alcuni investimenti li ha fatti anche durante il periodo di latitanza, evidentemente, o reinvestimenti. No, la latitanza no, perché da quando ero impostato tutte le mie cose e le avevamo già sistemate, non è. Poi c'erano cose che finivano, come i supermercati sono finiti, per esempio. Ma detto questo, io in latitanza non ho più investito niente, perché significava andare a sbattere pure, perché appena le persone sapevano o capivano questo fatto di latitanza e cose che già lo sapevano, cioè, poi cercavano di fregarti e di farti arrestare, come fa la signora Passanata. Perché io se lo voglio essere una passanata, se eravamo liberi tutti, ma lei nemmeno se lo sarebbe sognato di andare a vendere la terra non sua. Il fatto che erano latitanti, erano tutti distrutti, lei penso che ha condannato mio fratello, penso che ha condannato mio cognato, quindi eravamo tutti distrutti così, quella ci stava vendendo la terra. Quindi io la latitanza non avevo più niente da fare. Gli affari sono stati fatti quando io libero, fino al 93, poi mi bastava quello che avevo. Non so se sono stato chiaro, spero di sì. Assolutamente. Va bene, ora vediamo se ci sono le domande. Semmai in ultimo, visto che abbiamo spaziato su tanti argomenti, lei credo su questo sarebbe stato già sentito, vuole dire qualche cosa a proposito di Bonafede e Tumbarello? Sì, certo, se lei ne ha la possibilità, certo. Certo, io siamo qua, se lei ritiene, siamo qua per ascoltarlo. Sì, certo. Però quello che sto per dire io l'ho già detto ai due procuratori. Devo essere lo ha già detto al procuratore, allora ci fermiamo qua. Non è necessario che lo ripeta, sì. Se lo ha già detto. Sì. Va bene, vediamo allora sì, se sì. Ci sono... lei cosa voleva dire, Messina Denaro? No, non voleva dire altro. No, allora... si è fermato. Va bene, vediamo se c'è innanzitutto qualche domanda del pubblico, dei pubblici ministeri. Prego. Mi scusi, prego. Volevo dire una cosa che poi mi è sfuggita di mente. Lei in tutte le sue ha trovato mai qualcosa su di me o sul mio padre che facevamo un traffico di gioco o abbiamo fatto qualche traffico di gioco? Non lo troverà mai, a parte il pentito Valcare, ma proprio un pazzo che ho incrociato per certe persone.
Perché mi sta dicendo questo? Vorrei capire. Per dimostrare che io ero già ricco di mio, non avevo bisogno di fare queste porcherie. E poi mio padre non avrebbe mai permesso quella sua mentalità. Infatti ci fu, le dico una battuta che ci fu con in sostanza con lei vuole rifarsi a quel discorso della mafia che non si occupava del traffico di stupefacenti. Io non mi faccio niente, io mi faccio che qualora fossi stato mafioso e non avessi avuto i soldi di mio, avrei fatto qualsiasi traffico per cercare di vivere meglio. Ma nel caso, nel fatto, in specie io non sono mafioso, ma stavo anche talmente bene che non mi interessava le traffici. Perché sai, è un discorso un discorso che mi sembra un poco coincidente con qualche discorso che faceva anche Riina a proposito della droga, anche se poi la realtà è completamente diversa rispetto a quello che appariva. Comunque, non è importante. Sì, ma io non ho nessun processo nel gioco io. Questo è un dato di fatto, questo è sicuramente un dato di fatto. Se non vuole aggiungere altro, adesso vediamo se i pubblici ministeri vogliono fare qualche domanda e poi eventualmente il suo difensore. Sì, una domanda. Senta, signor Messina Denaro, l'incontro che lei ha avuto... Mi scusi, io con chi sto parlando? Io parlavo con il Presidente, ora si può presentare lei. Allora, ci sono presenti anche, oltre al suo difensore, due pubblici ministeri, che è il dottore Di Leo e il dottor Antoci, i quali, se ritengono, possono fare delle domande. Okay. Sì, va bene, no, non ci incontro, però volevo sapere con chi parlavo. Quindi, ok, senta, lei ha fatto riferimento a questo incontro con la figlia di Alfonso Passanante a Tre Fontane, giusto? Dice l'unica occasione in cui l'ha vista. Lei era latitante in quell'occasione? Era già... No, io ho detto nel discorso che è stato nel 91. Ah, 91, ok. 93. Ok, ok, mi era sfuggita la data. Senta, ma alla fine questa parola che le era stata data sulla intestazione di questo terreno e poi la restituzione di questo terreno, questa parola è stata rispettata ad oggi o ancora no, lei non è tornato in possesso direttamente o indirettamente di questo terreno? Quando mai? Quella sono stata vendendo. Dico, attualmente... No, non è mio, cioè sue. Ancora sue. Senta, ma... Sì, se no continua lei. Ma... Perché la signora Passanante si era rivolta a Gondola per avere spiegazioni? Gondola non c'è più oramai da qualche anno. Sì, io questo non lo so, anche perché c'è una cosa. Non lo so secondo me, io secondo me lo so come ha preso questa mossa della signora Passanante. Che lei magari poteva contattarmi per tante altre vie. Secondo me ha scelto il Gondola perché pensava, o pensa ancora tuttora, che io potessi essere intimorito dal Gondola, o quantomeno il Gondola avesse le capacità di intimorirmi, di parlare quasi alla pari, chi ce n'era un punto in più. Secondo me non è un'impressione mia, non è andato di fatto. Ma lei lo conosceva a Gondola, perché non ci ha detto, ha parlato di altri, ma non ci ha detto se conosceva effettivamente a Vito Gondola. No, effettivamente non l'ho conosciuto, però so benissimo chi era. Senta, ma in realtà diciamo dalle indagini non sembra che Gondola volesse mai intimorirla, anzi, diciamo... Parlava di lei come l'amico a cui ci teneva molto. Signor Pubblico Ministero, la domanda iniziale sua era perché la signora Passante andò da Gondola. E io le ho risposto che secondo me la signora Passante pensò questo modo di pensare. Poi, se Gondola difendeva me, difendeva lei, è un'altra storia. Io penso però che la signora Passante andò dal signor Gondola perché pensava che fosse uno che magari io mi dovevo morbidire. Poi se non si sfonda la verità io non ci ho fatto. Senta, ma lei sa se il Gondola in quel periodo si è occupato anche di questioni che riguardavano la signora Furnari, la figlia di Saverio Furnari? No, allora la figlia di Saverio Furnari io me la ricordo, sono qua, sono femmina e un maschio. Nella Furnari. Mi ricordo da piccolo. Nella, però, sì, qua ce l'abbiamo mandato in effetti, perché io sono
ero compare con Saverio Furlan. E quindi queste bambine le conosco tutte già nel maschio, perché il maschio nacque nel 93, che lui era già pianosa e io ero già da tante, quindi la moglie si sta incinta e quindi poi nacque questo bambino. E quindi lui non lo conosco, ma le faccio femmine, le conosco a tutte. Allora io di questa situazione ero fuori, non ne so niente totale, anche perché io penso che se io fossi stato qua la ragazza avrebbe cercato me e non Alce, ma non perché io sono più mafioso di Alce, no, soltanto per l'amicizia che mi regala il suo cuore. Io ho saputo qualcosa, ma non so bene l'effettività della cosa, tramite qualche cosa che ho detto, che ho letto di legge, cioè mi toccano fatta resce queste cose, ma non so di preciso cosa è successo, cosa voleva questa ragazza. Perché anche qui risulta che questa ragazza si sentiva un po' maltrattata ed era intervenuto anche il signor Marotta. Ascolta, ma maltrattata da chi? No, assolutamente no. Da confinanti. Questione di confinanti. Allora, mi ascolti, però sa, ci sono il Marotta Antonino è il mio padrino di Tresima. Aveva intervene a fianco a Saverio Furlan. E il Vito Gondola a quei tempi aveva gli animali, le pecore, sempre là, perché là dove erano loro era territorio di Mazzara. Però c'aveva la proprietà sia Saverio Furlan che il Marotta Antonino. Il Gondola era là perché essendo il territorio di Mazzara portava le pecore al pascolo là, quindi questi sono amici da sempre e Vito Gondola queste bambine le ha viste crescere, le conosceva da piccole, perché Saverio Furlan era un tipo che se le portava con lui, aveva una cinta, se le portava dietro queste bambine. Infatti una che è questa che ha detto lei, Nanna, si credo che si occupa di animali, ci fa le vacice. Quindi le dice non aveva bisogno di Marotta, c'era già Gondola, in questo senso ha dato. Sì, tutte e due. No, allora, a prescindere, poteva rivolgersi a Marotta perché Marotta la conosceva da piccola, e poteva rivolgersi a Vito Gondola per lo stesso motivo. Questa ragazza è cresciuta con queste persone, li conosce bene a tutte e due, ora sono tutte e due morte. Senta. Dica. Le dico che qualora io fossi stato libero, come era libero a quel tempo il Marotta Antonino e il Vito Gondola, la ragazza avrebbe cercato me, perché eravamo intimi con suo padre, molto, molto, molto più intimi dei rapporti che avevano con gli altri due. Saverio Furlan si è ucciso nel carcere di Pianosa. Senta, invece per quanto riguarda la Passanante, quella lettera che lei ha detto di avere proprio anche sottoscritto e firmato, che ha inviato. Come gliel'ha inviata? Era una lettera normale oppure, diciamo, un messaggio che è arrivato con canali diversi? Cioè, via una lettera con la posta oppure con altri canali? Sì, è stato chiaro. Ora, una persona, mi riferisco alla signora Passanante, che si sta rubando un bene non suo, si può avere fiducia di mandarle qualcuno con una lettera a pezzino? Io la lettera gliel'ho mandata per posta da Castelvetrano, di proposito da Castelvetrano. Poi lei, per tutti i movimenti che ha fatto con questa lettera, io non penso, so soltanto quelli che spuntano andò da Gondola, parlò con la Cascia, ma per il resto non lo so, però la lettera gliela ricevo già per posta. Si figuri se poteva avere fiducia a una che mi sta formando le cose. Il momento in cui io le mando una lettera con un tipo, con cianciante pizzino, è normale che questa non denuncia, anche nel sottobosco, in confidenza con i carabinieri, con la polizia, perché a me non interessa distruggere me, per non darmi più il mio bene. E sono scemo che glielo mando già, non è una persona che brucia, chiunque sia. E glielo ho mandato per brucia. Poi lei, questo che ne fece, non lo so più. Vabbè. Allora, vediamo il difensore se vuole fare qualche domanda. Signor Presidente, se consente. Sì. Prego. No, il dottore Antoci per la registrazione, buongiorno. Il dottore Antoci vuole fare pure lui qualche domanda. Un paio di domande.
come, chi l'ha informata in ordine, diciamo, alle vicende che riguardavano la Passanante? Cioè lei diceva che era informato del fatto che la Passanante avesse dei debiti, poi avesse risolti in qualche modo con le banche, poi stava vendendo il terreno, eccetera. Ci puoi indicare chi la informava in merito a queste vicende? Era quando ci fu mio fratello libero, lui, però non mi ricordo le date. Perché, siccome il terreno era nostro, ed è nostro, poi se lo prende lo Stato ci sta, adesso lo suba lei. Che cosa successe? Che siccome loro con mio fratello si conoscono, la Passanante con mio fratello si conosce, ma si conosce per altri motivi, nel senso che con me si vede solo quella volta nel 91. Con lui si conoscono perché lui veniva, si è sposato a Campobello e veniva là. E poi mi ricordo che nel primo periodo di carcerazione di mio fratello, che fu per parte del Trapani, il papà della Passanante era messa con lui. E lui diceva cose però tipo la maglietta non era lavata bene, se lui poteva scrivere alla figlia, perché lui non ci vedeva tanto più bene, e lui gli scriveva. E il tuo papà per esempio vuole questa cosa, però perché loro si conoscevano come paesani, io invece no, la vide solo quella volta. Quindi tolto quello mio fratello, perché mio fratello essendo, guardate, che sa che quel terreno è nostro, ogni tanto mi diceva ma non ce lo possiamo prendere noi per la coltivazione, perché noi non abbiamo visto mai niente di questo terreno fino a... quindi quei anni sempre loro sono stati, e io dicevo lascia la scuola, non interessa a me che il terreno vada avanti. Poi parte importante informazioni che ho avuto da altre persone che però non dico chi sono. Senta, secondo la sua prospettiva, la Passanante come avrebbe dovuto restituire questo bene? Cioè con quale formula? L'avrebbe dovuto vendere a lei? L'avrebbe dovuto dare a qualcun altro? Lei ha dato indicazione di venderlo a un determinato soggetto? No, è successo questo. E quando fu fatto nell'83 mio padre fece questa situazione con il papà della Passanante, il discorso era che poi il terreno doveva fare l'altro a noi, il papà. Poi cambiarono i tempi, lo Stato cambiò legge, si mise a sequestrare tutto. Cioè, e noi, il momento in cui passava a noi è normale che lo sequestravano e confiscavano. Quindi a noi non ci convenne più toccare questa scena. La classe però vuole e voleva, e la signora Passanante lo sa, che nel momento in cui io avrei deciso, avevo bisogno di volere questo terreno, io lo facevo sapere, lei lo vendeva e mi mandava i soldi. Prima se le metteva in banca e poi a poco le avrebbe mandato. Ovviamente io le avrei fatto un regalo tutto, e lei andava così, invece lei no, lei si vuole rubare tutto. Quindi lei doveva vendere e dare soldi a me. Un'ultima domanda, signor Messina Denaro. Lei ha mai scambiato lettere, bigliettini con Furnali Leonarda? So che ne ha parlato, però io questa domanda gliela rifaccio. Le è mai capitato? No, assolutamente no. Assolutamente no. Mi ascolta. Sì? Però c'è una cosa. Sì. So che la ragazza mi cercava. Perché? Perché ad un fatto che io ci tornai, mio cugino, Marotta Antonino, mi scrisse e mi disse c'è la figlia di Saverio Neanna che ti cerca e se vuole parlare perché ha problemi di terreni, animali, cose. Io gli risposi, siccome io me ne dovevo andare, io davo del vossio a lui. Gli scrisse se non occupo vossio, io non mi posso occupare di queste cose, tanto come a difendere io, a difendere vossio, se non occupo. Poi io non l'ho sentito più questa cosa. Ma so che la ragazza mi cercava, ma non ebbe mai un contatto con me. Lo disse al mio pagino, a Rotto Antonino, se mi poteva ciò. E lui poi gli rispose che no, e che si occupava lui del tutto. Questo perché non lo disse il mio pagino. Nessun'altra domanda, signor allora, Presidente. Allora, avvocato Gustadauro, lei, prego. Sì, allora buongiorno, io volevo, vabbè per la registrazione avvocato Gustadauro, volevo un chiarimento sulla una domanda precedente che aveva fatto il Presidente, premesso che non conosco comunque il procedimento, sulla lettera alla signora Passanante, perché lo stava spiegando e poi siamo passati a tante altre cose, quindi se ne vuole parlare sul contenuto di questa lettera almeno ascoltiamo. Grazie. Sì.
Si è affrescato, si è, poi il discorso si è arenato e si è ribassato ad alcio. Allora io scrivo questa lettera alla signora Passanante, il mio pugno, non è detto l'ho scritta, è una lettera scritta con una amanuenza. E dico, senta signora, per creatore del lei, prima perché non avevamo confidenza di darci del tu, e poi comunque sia dopo quello che stava combinando, le avrei dato comunque del lei, anche se ci fosse stato di tu. E allora dico, ma io ho conosciuto suo padre, era una persona per bene, cioè si aspettava la parola. Ora lei, questa situazione, deve guardare la mia. E io, se le cose se le prende lo Stato, ci sta, è lo Stato. Io sono nessuno. E da noi si dice, quando la ragione si sconcia con la forza vince e la ragione non basta. Quindi io, come devo vincere con lo Stato? Va bene così, ma che tu nel senso vero, mi viene a rubare le mie cose, vedi che le mie cose non me le faccio rubare, mi vado a perdere tanti altri processi, cioè parentesi non ho neanche niente da perdere. Perché facevo queste minacce? Per intimorirla e non fare vedere le tragedie. Alla fine ti disse, tanto non temo le tue azioni che puoi fare, te la firmo pure, di mio pugno la lettera, così dove vai tu in qualche caserma che vai, glielo vai a specificare, che sono stato io e le mie ragioni. Da lei non ho avuto mai nessuna risposta, perché credo che se lei avesse voluto chiudere la faccenda nel modo giusto e onesto, lo dovesse, non cercavo né a Vito Conto né ad Alzo, andavo da un qualche parente mio e sistemavo la faccenda, ma lei non ha voluto sistemare niente, perché lei ha avuto intenzione di rubarsi da quella terra, ma da sempre, non lo poteva fare quando c'era il padre. Poi se come una persona e una ladra si è comportata così. Prego, avvocato. Non ho altre domande. Nessun'altra domanda. Allora grazie. Ci possiamo, se lei non ha altro da aggiungere, ci possiamo fermare qui. No, non ho altro da aggiungere. Va bene. La ringrazio però per la prima volta avermi fatto chiarire questo discorso del bambino. Sulle forme sarò eternamente grato, ma non perché io non chiedo le revisioni, io non sto facendo questo discorso, non chiedo niente, per un fatto di coscienza. Io non sono quello che ha sciolto il bambino del bacio e mi fa schifo e mi arrabbia notevolmente quando continuamente lo sento io da televisione. Va bene, questo è un discorso diverso. Se quando lei, ma il tempo penso che l'avrà, ma ne può parlare anche col suo difensore, legga le motivazioni della condanna e capirà che è un po' diverso da quello che sta lei dicendo, con riferimento proprio anche alla volontà di disporre il sequestro, ma non è questa la sede per parlarne. Va bene, fermiamoci qui, allora diamo atto che è alle ore 11.35, quindi termina l'interrogatorio. Allora possiamo interrompere il collegamento, buongiorno. Buongiorno a lei, grazie.